Per te imprenditore, nel labirinto della burocrazia amministrativa, raccogliere la documentazione ufficiale della tua impresa può essere non solo complesso, ma anche oneroso in termini di costi diretti e indiretti. Per superare tutto questo nasce impresa.italia.it, il cassetto digitale dell'imprenditore. È un servizio offerto dalle Camere di Commercio d'Italia, realizzato da Infocamere. Beh, insomma, non è che cambi di anno in anno. Caserta è un territorio, un casertano, eccetera, un territorio di potenzialità enormi, ma ancora mi pare poco sfruttate, poco valorizzate. Ma insomma, io ci sono di casa e quindi l'affetto anche fa sì che tu non veda alcune cose che non funzionano. È evidente che ci sarebbe tanto da fare, insomma, per migliorare l'ambiente, il traffico, la viabilità. Tuttavia, insomma, le risorse di questo territorio sono immense, sia dal punto di vista produttivo, sia dal punto di vista monumentale, artistico, paesaggistico, turistico, quindi di conseguenza vediamo. Ma tenterei di creare una vera e propria area metropolitana in questo territorio, perché è evidente l'unitarietà del territorio e la disgiunzione tecnico-amministrativa. È un po' evidente su tutto, creare delle grandi sinergie dai servizi alla valorizzazione del patrimonio artistico monumentale mancano. Cioè, per esempio, la Reggia di Caserta dovrebbe diventare proprio il centro, il grande centro di informazione su tutte le attività e su tutte le presenze del territorio, no? E non lo è. Quindi ci sono grandi patrimoni che non sono assolutamente visitati, valorizzati. Cioè, quindi sinergia, perché è un territorio unico e tutto diviso, segmentato, differenziato, no? Quindi lavorerei per creare un'effettiva unità metropolitana tra tutte le amministrazioni del territorio. Il dramma della vostra terra è che molti di questi giovani, ma ormai è diventato un dramma italiano, se ne vanno. Una volta formati non trovano qui alcuna occasione opportuna di impiego e se ne vanno o cercano di andarsene o rimangono in una situazione di enorme frustrazione, di enorme risentimento, e ciò spiega anche molto poi del loro comportamento politico, anche elettorale, no? Un giovane che ha studiato, che si è preparato, che ha fatto l'università e che poi non trova lavoro o lo trova lontano o in situazioni del tutto precarie, è per forza che è risentito, per forza che si sente frustrato, per forza che protesta, ovvio. Quindi il dramma di questi territori in particolare, ma mai ripeto, è di tutta Italia, è questo, e bisogna che appunto, occorrono politiche politiche che diano opportunità a questi giovani di inserirsi, di inventarsi anche il limite del loro lavoro con provvedimenti di sostegno per tutte le forme di start-up, no? Sgravi fiscali, incentivi, promozioni, perché è chiaro che in certi settori tradizionali è difficile che i giovani trovino lavoro, soprattutto in Italia, ma è altrettanto possibile che se lo possano inventare, se sono messi nelle condizioni di relativa sicurezza per cui possono tentare l'avventura, perché se non sono messi nelle condizioni neanche di partire, è difficile che poi navighino in alto mare. Il PD come adesso è messo certamente non può rappresentare un'alternativa, questo è pacifico. Adesso vedremo il congresso come lo faranno, se lo faranno, vedremo se si presenta un gruppo dirigente in grado di segnare una discontinuità, di assumere un'immagine nuova, perché è evidente che il PD come adesso è messo non rappresenta un'alternativa e non ha alcuna attrattiva soprattutto per i giovani. Vediamo cosa succederà nei prossimi mesi, vediamo cosa succederà da qui alle elezioni europee della prossima primavera. Meglio un PD con Renzi o Renzi che crea un partito all'interno del centro-sinistra? Meglio tutto, fuorché la situazione attuale,
Meglio tutto perché una situazione di guerricciola interna tra 5, 6, 7 pseudocapetti, meglio tutto di questo. Quindi meglio, certamente meglio una divisione chiara, secondo strategie definite, che quel pastrocchio attuale in cui nel bicchiere d'acqua c'è la tempesta in cui tutti si affogano.